bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money. Si parte senza Fabio e Fre per la prima di Coppa. Li andiamo a prendere a Ferrara con il signore alla mia destra. Guardate che stile. Giunti alla stazione di Ferrara per prendere i reduci della Got League. Io li ho già visti. Fabio che sta dicendo che palle. Questo c'ha già la telecamera in mano, sì, esatto. Due maroni. E Francesco invece orgoglioso della sua prestazione. Fabio non sta bene. Di vomito, se dell'acqua. Non prenderlo ora, te l'ho già detto. Il Brufer prendilo prima di giocare, non ora. Il Brufer si prende stomaco pieno. Questo non metterlo mai. 13 e 43, arrivo al Palace, per sembra una chiesa, raga. Quali sono le vibes dei campioni? Oggi giochi tu? Sì. No, bene, dai, sono carico. La partita di oggi dipende dal portiere. Vediamo se starà ancora pensando alla Got League. Ma sarà concentrato. Non troppo top per riprendere, però neanche così male. È la palestra della scuola, ragazzi. L'area di rigore, ragazzi, è pochissimo. Eccoci dunque all'interno del Palace Sport di Torreia per assistere al primo appuntamento della Coppa Italia del Veneto. Quest'oggi arriva il Torreia, è andato bene in campionato il vostro incontro contro di loro, passami il gioco di parole. Quest'oggi però è più difficile perché siete fuori dalle mura amiche. Come arrivate a questo appuntamento anche a seguito del fatto che arrivate dalla Got League? Per ora mi sento bene, spero di sentirmi bene anche il riscaldamento e speriamo di portarla a casa come abbiamo fatto in campionato. Credi che comunque, vista la partita e non essendo una partita di campionato, ci sia meno concentrazione da parte vostra? Da parte mia sinceramente no, spero che sia così anche da parte di tutti, ma lo credo. E sì, dobbiamo stare concentrati e fare la nostra partita come abbiamo fatto in campionato. Fre, sappiamo che sei arrivato dalla Got League, entrambi avete fatto benissimo, Olli e Benji, uno ha segnato, l'altro ha parato. Come arrivi tu invece al match di oggi, visto che comunque avevi un problemino alla spalla? A che percentuale della tua condizione fisica arrivi quest'oggi? Con la spalla comunque sto bene, cioè anche questa settimana sono andato direi bene sotto quel punto di vista, non l'ho sentita pochissimo. Ci devo fare comunque un pizzico di attenzione, però in generale la mia condizione psicofisica direi che è buona. Quest'oggi sarai tu il titolare al posto di Pisa? Sì, penso di sì. Sì, penso che sarà lui il titolare oggi e questa è l'occasione per dimostrare che lo può fare. Comunque sono carico, sono contento di avere questa occasione probabilmente dal primo minuto. Spero veramente di comunque aiutare la squadra a portare a casa anche oggi il risultato, che sarebbe molto molto importante. E dopo questo pre-partita super polemico ed energico di Fabio come i suoi soliti, direi che possiamo andare a leggere le domande che ci sono arrivate questa settimana. Tra l'altro hashtag domanda per chiunque volesse chiederci qualcosa, che noi al prossimo video risponderemo. Andiamo dunque dentro con la prima domanda da parte di Tiziano Tudisco 2737 che ti domanda: finalmente in questa stagione ti vedo molto più sicuro di te, stai mettendo in mostra le tue grandi qualità, come ti vedi la prossima stagione? Sei un grande Fabio, continua così. Grazie Tiziano per i complimenti. Comunque sì, dai, mi sento più sicuro rispetto all'anno scorso, anche perché penso di essere più centrale nella squadra. E niente, sì, comunque la stagione è ancora lunga, puntiamo ancora a migliorare e speriamo bene per la prossima. E allora, a proposito di prossima stagione, vado dentro con un'altra domanda di un utente, user, il resto non lo leggo perché è improponibile. Ciao Fabio, voglio chiederti: se non riusciste a passare in Serie C con il Loro Vigo, lascereste la squadra? Ma sinceramente non so ancora cosa farò l'anno prossimo, però per ora penso quest'anno al fatto che ci tengo comunque che possiamo vincere il campionato. Mi stai dicendo che se il Loro Vigo resta in Serie D, tu resti con Loro Vigo? Non so decidere adesso per l'anno prossimo, però adesso l'obiettivo è salire di categoria e secondo me ci riusciremo. Non penso allo scenario in cui non saliamo di categoria. E te invece, Fre, lasceresti il Loro Vigo in caso di non promozione? È una frecciatina a Pise, se Pise se ne vuole andare via così magari gioco, e in caso contrario rimango lo stesso come uomo squadra, però non voglio più vedere Pise. Penultima domanda da parte di Dora Polito che ti chiede: sapete parlare il napoletano? Guarda che bombolone! Diciamo che non lo so parlare. Andiamo a bello. Ultimo quesito di giornata da parte di Aris Tube che ti domanda: Fabio, ti manca qualcosa in questo momento del calcio 11 o con il futsal ti senti di aver trovato la tua direzione definitiva? Avendo fatto anche entrambe ad inizio anno, posso dire che preferisco il calcio a 5, almeno per ora. Mi sarebbe piaciuto fare entrambe anche per portarle sul canale, però l'impegno era improponibile e se devo scegliere scelgo il calcio a 5. Sono due sport completamente diversi, però mi piacciono veramente tutti e due allo stesso modo. Veramente pari merito, ti direi. Da guardare forse più calcio a 11, da giocare siamo lì. Sei diventato un VIP adesso, no? Raga, Cri ha avuto un'idea galattica. Decidete voi l'esultanza che farà Fabio Di Mauro in partita. Hashtag esultanza e dite al prossimo video che esultanza dovrà fare. Il campionato riprenderà a gennaio, così come la Coppa, quindi dovrete attendere un po', però dateci tante idee. Oggi quale esultanza farai? L'inchino? Ah, Cri vuole l'inchino, però non lo so, non mi convince come esultanza. E allora, come detto in precedenza, eccoci all'interno della struttura che vedrà in scena la prima partita di Coppa Italia del Veneto. Quest'oggi sarà Rovigo Torreia a inaugurare questa competizione. Una partita sicuramente difficile perché i padroni di casa sono quinti in campionato, hanno dato anche parecchio filo da torcere Loro Vigo per quanto concerne il fattore campionato. Quest'oggi appunto c'è la Coppa, una manifestazione da non snobbare, soprattutto per i giocatori che giocano poco. Infatti penso avranno minutaggio soprattutto coloro che hanno ottenuto meno minuti durante il corso del campionato e della stagione. Tra l'altro, in discrezione dell'ultima ora, come diceva Francesco anche poco fa, dovrebbe giocare titolare, quindi vedremo come si comporterà alla sua prima da titolare nel Loro Vigo. Capitolo capocannonieri per quanto riguarda il Loro Vigo: quest'oggi affronterà il giocatore che ha messo segno più reti in questo campionato, Ionen Nedelcu, 23 sigilli per lui. Dall'altra parte invece Fabio Di Mauro, 13 reti realizzate per il classe 2002 del Rovigo, che
quest'oggi vorrà ancora allungare per quanto concerne il suo record di gol personali in questa stagione. Un Fabio che ha trovato la rete nell'ultimo match contro il Petrarca, gol che gli ha dato morale soprattutto perché mancava da 7 gare nel secondo tempo, da 2 complessivamente parlando per quanto concerne i match in generale. Noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere se non andarci a piazzare con tutte le nostre camere per augurarvi un bello spettacolo ed assistere assieme al primo incontro di Coppa Italia del Veneto. Andiamo a vedere! E allora eccoci finalmente nuovamente assieme anche in questo nuovo anno per raccontarvi il primo appuntamento della Coppa Italia del Veneto, Torreia vs Rovigo. Gli ospiti fanno visita ad una formazione che ha creato non poche difficoltà, quella di mister Mauro Gonzato, che oggi dovrà fare i conti con le assenze, tantissime le defezioni, infatti fuori Morello per infortunio, così come Mariotto, Pasello e poi Brancaleone indisponibile assieme a Vertullo. Chance dal primo minuto per Francesco Di Mauro. Ma andiamo a leggere le formazioni, partiamo dai padroni di casa che schierano giusto in porta, difeso da Oliveira, laterale destro Palade, a sinistra Nedelcu, capocannoniere del campionato, e pivot Barzagideanu. Dalla parte opposta per il loro Vigo invece c'è Francesco Di Mauro in porta, difeso da Loato, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Fabio e come pivot Garofalo. È tutto pronto, tra l'altro ricordiamolo, chi vincerà questa competizione sarà la prima squadra ripescata per il campionato di C2. Ma si parte, Di Mauro, Loato, Garofalo davanti a sé al numero 6, lo sfida, poi decide di andare a destra da Loato che gioca al centro ma capisce tutto Giusti che fa ripartire proprio Oliveira che ora ha tempo e spazio, ci pensa al 6 che va alla conclusione a lato, primo squillo però del Torreia. Fabio al centro, allontana Oliveira che innesca Barzagideanu, 2 contro 1, allarga il gioco per Nedelcu che non inquadra lo specchio della porta per fortuna del Rovigo. Garofalo allarga il gioco per Fabio che va al tiro sul secondo palo, non ci arriva l'altro Fabio. Di Mauro che per un pelo non riesce a trovare l'impatto col pallone, gesto tecnico atletico che ha ricordato quello visto contro il San Precario, in quel caso però è valso l'1-0, in questo caso è ancora parità, epilogo differente seppur l'intenzione era la stessa per il 9 del Rovigo che ora conquista un'altra sfera e favorisce per Fabio che va da Garofalo, tamponato da Oliveira, sarà calcio d'angolo. Fabio da angolo, il contromovimento di Garofalo, lo vede il 9, buca clamorosamente l'intervento il 10 che non riesce a trovare la rete dell'1-0. Nedelcu, Oliveira, il tiro sporcato, Palade si gira e trova a sorpresa la rete del vantaggio per il Torreia in un momento super positivo, primo centro in questa nuova competizione anche per colui che oggi è il capitano della squadra vestita in verde. Rivediamo quanto accaduto. Deviazione di Garofalo che involontariamente propizia il numero 2 del Torreia che buca sotto le gambe prima il numero 4 Loato e poi Francesco Di Mauro. Un esordio non incredibile almeno stando a questi primi 4 minuti, un tiro in porta, un gol per i padroni di casa, ma vediamo la reazione del Rovigo con Garofalo che perde il pallone. Attenzione Nedelcu in profondità innescato da Barzagideanu, ma c'è Fabio Di Mauro in copertura, proprio il 7 sbaglia tutto, recupera Garofalo vis-à-vis con Oliveira. Garofalo il destro sul fondo, si è messo in proprio il 10 del Rovigo, non era neanche una cattiva idea. Però è ancora 1-0 per il Torreia, proprio il 10 che riparte, innesca a sinistra Fabio Di Mauro, ristabilisce le gerarchie, proprio il 9 che riporta il Rovigo sul livello del mare, 1-1, è durato meno di un minuto il vantaggio da parte della squadra di mister Sava. Rivediamo quanto successo in precedenza, buona la manovra di Garofalo che questa volta è andato a pescare sulla sinistra di Mauro che buca il portiere Giusti sul primo palo, che forse avrebbe potuto fare qualcosina in più non posizionato alla perfezione, lo ha visto il classe 2002 che lo ha perforato così, ma insisto nei viola con Loato che scodella il pallone in avanti per Danny Fabio. Fabio il suo sinistro Giusti pare e poi Loato per un pelo non arriva all'appuntamento col pallone, avrebbe potuto deviare di testa in porta, ma siamo già dalla parte opposta con Capitan Palade che va da Nedelcu. Fabio Di Mauro scorta l'uscita del fratello, riparte Francesco al costo, costa il 12, il tiro, il palo clamoroso e poi Oliveira, la porta è vuota. Danny Fabio allora ci mette una pezza, prima lui e poi proprio il 12 del Rovigo che aveva avuto la malsana idea di lasciare incustodita la propria porta sul punteggio di 1-1. Voleva iscriversi anche lui all'albo dei marcatori dopo il fratello. Rivediamo il replay, palo pieno, per poco non è riuscito a trovare la sua prima rete in questa stagione anche il giocatore classe 2004. Ma ora siamo all'altro fratello Di Mauro che fa fuori tutti, poi il suo sinistro Giusti para. Parata veramente interessante, poi il 9 sbaglia la verticale, capisce tutto Ribeiro che riparte, ma Fabio si va a riprendere la sfera e va da Garofalo. 2 contro 1 però fermato dal direttore di gara che aveva ravvisato l'infrazione precedente. Ottimo l'anticipo di Loato che propizia in avanti Fabio Di Mauro, da questa a Garofalo, esterno della rete per il 10 del Rovigo ad un passo dal 2-1. Ribeiro decide di andare dalla parte opposta per Nedelcu, ma Fabio capisce tutto, poi Garofalo tamponato proprio da Lotto che va da Nedelcu. Alino Loato, ripiegamento difensivo top
per il giocatore ultimo dell'Orovigo, oggi chiamato all'impiego dal primo minuto assieme a Francesco Di Mauro. Proprio il 4 va a sinistra da Fabio, che gioca al centro, Olivera allontana, poi proprio Alino, non perfetto in questo caso, sprinta Nedelcu dalla parte opposta, che non serve Nicolae. Rimessa in gioco per il Orovigo. Luato cerca una soluzione in avanti, prova a pescare Garofalo tra le linee, ma capisce tutto Lima che sprinta in avanti. Attenzione al 5 che va da Nicolae, tocca a Fabio Lima, a porta vuota, si divora la rete del 2-1. Ad un passo dal vantaggio il Torreia, ma siamo già dalla parte opposta. Si lotta in mezzo al campo, Garofalo prova a costruire qualcosa, non ce la fa, Nedelcu riconquista, va da Nicolae, da questi a Ribeiro, ma Fabio più deciso di tutti rilancia il Rovigo in 2 contro 1. Proprio Danny al centro per Loato, e ora Lima riesce a rimediare all'errore precedente, salva di fatto un gol, quello ora del potenziale 2-1 per il Rovigo. Partita bellissima, Nicolae lotta, Fabio prima di tutti, poi ancora Nedelcu, Fabio da ultimo puro riesce a tenere il punteggio ancora sull'1-1. Ribeiro, altro passaggio sanguinolento in orizzontale, capisce tutto Danny Fabio, il numero su Preguzza, poi Scher suola sul 16 dentro Di Mauro, e arriva il vantaggio da parte del Rovigo grazie a Fabio Di Mauro. Doppietta per lui in questa partita, 2 i gol in questa nuova competizione, che portano a quota 15 il suo bottino personale per quanto concerne i gol. Ma cosa ha fatto Danny Fabio? Rivediamo qui dal replay, suola esterno, op, su Preguzza, e poi va a pescare in verticale Scher. Altrettanto ottimo il lavoro dell'assist man del Rovigo, che va dal bomber, che con la punta dello scarpino sinistro infila per la seconda volta nella sua partita Giusti, proprio lì, proprio sul suo palo. E ora è vantaggio da gestire per i ragazzi di Mister Gonzato, con Danny Fabio che vuole farne un altro. Questa volta però Giusti non è dello stesso parere. Proprio Danny va da Fabio Di Mauro, che restituisce il pallone all'11, che sbaglia per ora il pallone di ritorno. Attenzione al 3 per poco Tamas, non ristabilisce le gerarchie della parità. Così non è stato però. Sherrud, Fabio Di Mauro, transiziona in avanti con l'aiuto di Chinaglia, che cerca ancora una volta Ayman CR7, che non riesce a indirizzare nella porta difesa da Giusti, che rilancia Nedelcu, ma Fabio Di Mauro se lo mangia. Ancora il 9, cerca il centro, il suo mancino con la mano sinistra a dirgli di no Giusti, e riparte Lima, ma c'è la sostituzione. Fuori Fabio Di Mauro con la 9, dentro Alino Loato con la 4, 2 tra i migliori nelle file del Rovigo. Oliveira servito da Barza Ghideanu, ma il tentativo del 6 si perde alto. Poi Ribeiro, va sempre da Oliveira, tocca Fre, e poi fuori, sarà calcio d'angolo, si salva anche con l'aiuto del palo il numero 12 dell'Orovigo. Andiamo a rivedere il replay, il tocco dell'8, proprio per il 6, con la punta delle dita della manona destra, riesce a impedire l'accesso del pallone in porta. Rivediamo anche dal nostro secondo replay, il tocco c'è, provvidenziale, ad un passo dal 2-2 per il Torreia. Sherrud cerca di ripulire un pallone che non riesce a ripulire, Barza Ghideanu, scatenato il 9, calcia di fatto addosso a Francesco Di Mauro, che ora sta dando indicazioni ai suoi. Intanto entra ora Fabio Di Mauro al posto di CR7 per questi ultimi spiccioli di gara, sprinta proprio il 9 sull'8, calcio di punizione per il Rovigo, che ora può rifiatare quando siamo ormai nell'extra time. 1 di recupero, Fabio Di Mauro cerca l'imbucata per Garofalo, che c'entra lo specchio della porta, ma Giusti dice di qui non si passa. Rivediamo la traiettoria magnifica disegnata dal 9 del Rovigo, fa passare la sfera in mezzo a 4 persone, poi Garofalo anche bravo nella girata al volo, indirizza verso lo specchio della porta, ma un super Giusti non vuole concedere ulteriori regali. Ancora Fabio Di Mauro che manda a spasso 2 avversari, poi Loato, Danny Fabio sprinta così, ma non c'è più tempo. La prima frazione di gioco si conclude col punteggio di 2-1 per gli ospiti. Un Rovigo partito così e così, si è rimesso in sesto grazie alle 2 perle di Fabio Di Mauro, ma bisogna continuare così anche nel secondo tempo. Eccoci dunque al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio dice 2-1 in favore degli ospiti. Un Rovigo che si è ripreso bene dopo il gol degli avversari, è riuscito a reagire grazie ai 2 gol di Fabio Di Mauro, che portano a 15 il suo bottino personale per quanto concerne la sua stagione. Una partita molto bella, a discapito del fattore Coppa, che a volte è snobbato, soprattutto nel calcio 11. Qui a futsal, in questa gara, pare proprio comunque che ci sia l'agonismo giusto e il coefficiente di difficoltà pare elevato. Entrambe le squadre ci stanno dando tantissimo. Bello anche lo spettacolo, c'è da dire. Forse le dimensioni del terreno di gioco aiutano i giocatori tecnici, lo si è visto. Grande prestazione fino ad ora Fabio, nonostante la GOT, e stava per riuscire a fare il gol anche Francesco sull'1-1. Si è preso una responsabilità non da tutti, è partito palla al piede e ha beccato la parte interna del palo. Però poi dopo il suo tentativo è stato ugualmente vano ai fini del risultato. Vediamo se riuscirà a trovare anche lui il suo gol nel secondo tempo. Noi adesso torniamo in cabina di regia e speriamo che Rovigo possa portare a casa questa importantissima partita di Coppa, la prima di questa stagione. Andiamo a vedere.
Eccoci di nuovo assieme dal Palasport di Torreia per raccontarvi i secondi 30 minuti di gioco. Tra l'altro ricordiamolo, in Coppa Italia Veneto passeranno tutte le prime più la miglior seconda. E si parte ora col secondo tempo con lo scarico all'indietro di Raffaele Garofalo. Lato Fabio Di Mauro sfida e fa fuori Secco Ribeiro, il numero del 9 che calcia. Giusti gli dice di no, vicinissimo alla tripletta FDM che non l'ha ancora trovata. Tiro però non all'altezza della giocata. Ora Fabio Di Mauro riconquista. Fabio da questi a Garofalo che torna dall'11. Il tiro con la punta. Giusti ancora una volta in due tempi neutralizza e fa ripartire i suoi. Ribeiro. Fabio si riappropria del pallone, poi cerca di arrivarci l'altro Di Mauro. Adesso il mischione Lima riconquista a Nicolae. Francesco Di Mauro in spaccata. Uno dei primi interventi veri per il portiere classe 2004 che ora esce. Abbandona la propria porta. In questo caso per una causa più nobile o quantomeno meno rischiosa, passatemi il gioco di parole. Seguiamo Raffaele Garofalo, Lima sprinta via, Chinaglia riconquista, va dal 10 che sigla la rete del 3-1 e ora è più 2 per la squadra di Mister Gonzato e la dedica da parte di Raffaele Garofalo per il compagno Ezechiel Morello che è qui in tribuna con noi, se la ride assieme a Pise accanto a lui. Rivediamo ora però il nostro replay, porta troppo palla Lima, ottimo l'intercetto di Capitan Chinaglia a favorire Raffaele Garofalo, il tiro con la punta dello scarpino destro ad incrociare è una sentenza per Giusti che può solamente osservare il pallone perdersi in porta. Riparte Fabio Di Mauro che va da Danny Fabio, da queste a Garofalo, palla splendida del 10 per il 9, Giusti para, poi Danny Fabio a lato, si divora la rete del 4-1, qui l'11 dell'Orovigo. Riparte Palade, da questi a Tamas, verticale non prolifica, Fabio Di Mauro capisce tutto, fa fuori il 3, attenzione Di Mauro, 2 contro 1, gioca al centro, provvidenziale Oliveira, sempre il 6 che sfida Fabio Di Mauro, poi va orizzontalmente, rischio, Garofalo! Per un pelo non inquadra lo specchio della porta, forse avrebbe dovuto usare il piede sinistro. Tamas intanto numero d'alta scuola, fa tutto bene il 3 che imbuca sul secondo. Non riesce però Nedelco a indirizzare verso lo specchio della porta, allora riparte Fabio Di Mauro che calcia. Questa volta Oliveira sicuro impedisce l'accesso del pallone in porta. Luato, calcio di punizione affidato al numero 4 che calcia in porta, la palla è ancora viva. Garofalo, poi Luato, Giusti, che parata da parte dell'uno del Torreia. Rivediamo quanto è successo, il calcio di punizione sulla barriera, poi Garofalo e poi Alino Loato, la palla passa anche in mezzo alle gambe, se non ho visto male, di Tamas e poi con la mano destra a neutralizzare il gol del potenziale 4-1, una maledizione che dura da tantissimo tempo e ancora Garofalo non riesce a trovare il gol, come dicevamo prima, una maledizione per Alino Loato che non trova il gol da inizio stagione, almeno in incontri ufficiali. Ora dribbla via, sguscia Fabio Di Mauro che genera anche la prima ammonizione della partita. I danni di Nicolai Palade, l'autore della prima rete del Torreia, che dice il primo fallo che faccio è sufficiente per il direttore di gara Nedelcu. Direzione Palade che prova a calciare in porta, ostruito prima da Guaraldo e poi da Di Mauro, ma non è finita Tamas! E ancora il 3 in camisetta viola a dire di no. Dunque riparte l'altro 3 con l'aiuto di Giusti. Dunque Oliveira che cerca una soluzione di gioco, forza la verticale, capisce tutto Fabio Di Mauro che può transizionare in avanti con l'aiuto di Scher che torna da Di Mauro, tripletta personale per Fabio Di Mauro, 3 gol consecutivi in una partita che mancavano dal 6 di ottobre nel match contro la Juvenilia Padova. Poi bellissime queste immagini, l'abbraccio col Poce e con Pise, sostenitori accaniti di questa squadra, i primi ultra che sono giunti fino a Torreia per sostenere i ragazzi, anche se non presenti. Rivediamo l'azione da manuale del futsal, innescata da Fabio Di Mauro e Eyman Sherrood, alias CR7. Facile facile il tocco sotto misura da parte del 9, che riesce così a portarsi a quota 16 nei gol complessivi nel suo bottino personale. Ora dà anche il cambio al suo posto Capitan Chinaglia, pronto ad entrare per questi ultimi 10 minuti di gioco. Proprio il neentrato con la 17, va da Fre, Guaraldo, Loato, bella l'uscita, manca però l'ultimo passaggio, allora Ribeiro contro Fre, ci mette una pezza il portiere con la 12, ma non è finita. Palade insiste, Tamas, Barzagideanu non trova soluzione al centro, allontana Guaraldo che fa ripartire Nicola Chinaglia che innesca Eyman Sherrood a metà tra un tiro e un cross, voleva forse anche l'assistenza di un compagno sul secondo palo. Proprio CR7 che va da Chinaglia, da questi a Danny Fabio, si ripropone il 17 che viene incontro, riceve poi forse anche un fallo, non secondo il direttore di gara, allora riparte Ribeiro, a tempo e spazio Ribeiro, riapre la partita
il giocatore con la 8 mentre riprende la palla in mano Preguzza, perché il tempo è poco e l'obiettivo del Torreglia è quello di fare almeno 2 gol per fare punti in questa prima uscita della Coppa Italia del Veneto. Rivediamo qui, forse il fallo poteva esserci, il direttore di gara lì a 2 passi non ha ravvisato un'entità tale da segnalare l'infrazione di gioco, dunque si riparte con i ragazzi di Mister Sava, meno 2 quando mancano 5 minuti allo scadere di questo match. Punizione, parte Danny, para giusti, Limari pulisce, prova a ripartire, attenzione fallo da parte di Fabio Del Sesto, dunque tiro libero e a 4 minuti dal termine dell'incontro, più recupero, si può riaprire clamorosamente il match. Francesco vuole fare rettificare il punto di battuta, ma parte Ribeiro, il destro, parata, parata incredibile di Francesco Di Mauro che si supera e sventa il potenziale 4-3. Rivediamo dal replay, bravissimo a esorcizzare il destro tenebroso e lucubre da parte dell'otto in camisetta verde, vicinissimo ad evocare i demoni di una partita buttata via. Francesco in possesso, sbaglia la verticale, Ribeiro allora lo vuole rifare, questa volta sul fondo, ma adesso è un Rovigo che sta sciupando troppo, lo sa Preguzza, servito da Lima, il suo destro sul fondo, Francesco raccoglie, Fabio si scalda, perplesso in panchina, Preguzza ancora una volta secondo palo, avrebbe voluto l'inserimento di un compagno che non c'è per fortuna dello Rovigo. Sherrud si riappropria del possesso su Bar Zaghideanu, ma il contatto secondo il direttore di gara è falloso e questo equivale a dire altro tiro libero quando siamo all'interno del terzo minuto di recupero dei 4 dati a disposizione dal direttore di gara. Parte il numero 15 Nicolai sul fondo, strozza troppo il suo mancino, Francesco Di Mauro ringrazia e innesca dalla parte opposta Chinaia che fa fuori proprio Nicolai, e poi ancora il 17 insiste per Garofalo, Raffaele Garofalo a chiudere definitivamente i giochi, ci pensa lui con la sua doppietta personale e con i suoi i 13 centri in questa stagione, ancora una volta lui, il 9 e il 10, una sentenza per le squadre avversarie. Il Torreglia ha accarezzato il meno 1, ma poi ora si ritrova a meno 3, questo è il futsal signore e signori. Rivediamo intanto il replay che ci viene proposto con Raffaele Garofalo, il tiro di punta sull'assistenza al bacio del capitano Nicola Chinaglia, non può di certo fallire, entra anche Fabio ora proprio al posto del 17, Francesco Di Mauro recupera, innesca proprio Fabio Di Mauro che slalomeggia in mezzo al traffico, va da Raffaele Garofalo che cerca una soluzione, tamponato, ma il direttore di gara dice che non c'è più tempo, è game over al Palasport di Torreglia, passa il Rovigo col punteggio di 5-2 grazie alla tripletta di Fabio Di Mauro e le 2 reti di Raffaele Garofalo che condannano così il Torreglia alla prima sconfitta in questa nuova competizione. Ora il saluto alla curva e a coloro che sono venuti a sostenere la squadra e il classico selfie di gruppo. Noi andiamo alle interviste finali. Eccoci dunque nel post partita del primo incontro di Coppa Veneto, il punteggio finale dice 5-2 in favore degli ospiti, una partita comunque difficile, su un campo ostico lo si sapeva, però avete reagito molto bene, vi siete comportati in una maniera sicuramente positiva, anche a fronte del fattore Coppa, quello che magari era un po' più in discussione prima dell'inizio della partita. Sì certo, come vogliamo vincere il campionato vogliamo vincere anche la Coppa, non era scontato vincere oggi, ci siamo comportati bene, come hai detto te il campo comunque era ostico, più piccolo a quello a cui siamo abituati, siccome abbiamo avuto quasi sempre la partita in pugno, c'è stato solo un attimo in cui magari se avessimo subito il gol sul tiro libero la sarebbe messa male, però per il resto abbiamo avuto abbastanza il controllo della partita. Eh sì, un potenziale 4-3 che poi dopo si è tramutato in 5-2 per voi. Ma Fre come l'ha vista? Ha incassato 2 reti quest'oggi, ma soprattutto ha preso un palo in seguito all'ultima partita dove è andato vicino al gol. Oggi ti sei avvicinato ancora di più, quanti rimpianti hai su quel tiro? Avresti potuto fare qualcosina in più? Io ho imparato una cosa alla GOT, che palo non è gol con Ragnar, quindi è un rimpianto sì, potevo fare di più secondo me sì, però ci sono andato vicino, che conta solo la boccia. Però secondo me comunque ho avuto una buona iniziativa in quella circostanza, peccato soltanto sul tiro. Il mister a fine primo tempo ha detto che forse col pallone potevo anche scaricarlo, non me ne sono reso conto. Più che altro, se avevo tanto specchio, per me potevo fare gol. Per il resto, tripletta per te quest'oggi. Comunque, quota 16 grazie a queste reti realizzate. Un obiettivo 40 reti che si riavvicina piano piano. Per me è meglio non pensarci, è meglio pensare agli obiettivi di squadra, che comunque sono quelli più importanti. Poi, comunque, anche i gol che ho fatto oggi non sono gol difficili. Diciamo che sono comunque azioni corali per le quali devo ringraziare anche i miei compagni. E una domanda che volevo farti, Fre: ho visto che in confronto a Pisa te hai giocato molto più in avanti, molto più da portiere di movimento. Era una richiesta del mister, come ti sei trovato in questo ruolo e sicuramente dai un'interpretazione diversa al Rovigo. Sì, penso comunque su questo ci stiamo lavorando anche nell'allenamento, sul fatto di farmi venire fuori. Il mister comunque ha fiducia anche nel mio gioco con i piedi, quindi lo stiamo costruendo, stiamo vedendo appunto di migliorare anche questa fase. E sì, ogni tanto siccome è un po' troppo frenetico quando il pallone ce l'ho nella mia metà campo, perché ho comunque 4 secondi che per me diventano 1 e mezzo, sono troppo frettoloso. Quando sono invece nell'altra metà campo sono un po' più tranquillo perché i secondi appunto non li ho. Rimpianti su qualche gol? Questo è chiaramente, diciamo che questa comunque è una domanda un po' indirizzata sul primo gol. E sì, è un tiro sporco, me l'aspettavo anche diverso perché era avvicinato, quindi mi aspettavo un tiro anche un po' più forte, passa anche molto vicino ai piedi di Alino, questo non mi ha aiutato, potevo chiaramente fare molto molto di più secondo me. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a
fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!